Abbiamo votato la legge di riforma del terzo settore e trovo curioso, assieme alle motivazioni addotte dall'onorevole Simonetti ovviamente, che in questo caso nella delega il governo ponga un limite esclusivamente alle realtà editoriali che provengono dal terzo settore, no? E come dice l'emendamento, cooperative, fondazioni e enti non aventi fini di lucro. Lo trovo una schizofrenia e quindi sotto questo punto di vista invito nuovamente Governo e maggioranza Scusi, a onorevole ripensarci. Chiarelli, sta parlando dietro a lei, se lei alza troppo la ringrazio. La So che è l'onorevole Palese che la disturba, però prego, onorevole Palmieri. ringrazio, ma stavano discutendo della mia proposta perché volevano farla propria e quindi io rinvito appunto nuovamente Governo e maggioranza a riconsiderare il parere su questi emendamenti e a votare in modo coerente con quanto abbiamo fatto 10 mesi fa in quest'Aula. Grazie. Grazie a lei. Non ho altri iscritti a parlare. Con il parere contrario del relatore di maggioranza, di quello di minoranza e del governo, 2.17 Simonetti, la votazione è aperta. Chi è che non riesce a votare? Chi è che non riesce a votare? Romele. Rabino. Altri? Onorevole Rabino ha votato sì. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 421, votanti 418, astenuti 3, maggioranza 210, favorevoli 59, contrari 359. La Camera respinge. Siamo ora al 2.171 Luigi Gallo. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore di maggioranza, governo, favorevole, relatore di minoranza, la votazione è aperta. Chi è che non riesce a votare? Zan. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 417, votanti 405, astenuti 12, maggioranza 203, favori 71, contrari 334. La Camera respinge. Siamo al 2.173. Malisani. Scusate, abbiamo ritirato. Presidente. 2.19 a pagina 18, 2.19 Simonetti, se nessuno chiede di intervenire o non lo mettiamo direttamente ai voti, parere contrario dei relatori e del governo, la votazione è aperta. Murer. Pilozzi. Scuvera. Ci siamo, abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 425, votanti 423, astenuti 2, maggioranza 212, favorevoli 62, contrari 361. La Camera respinge. Siamo al 2.26, Vezzali è ritirato. Bene, allora passiamo al 2.252, Merlo. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore di maggioranza, relatore di minoranza e governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Pastorino, Ruocco, Campana. Ci siamo? Greco.
Colleghi, colleghi, io sto per chiudere, quindi magari se aggiustiamo il tiro. Bene. Bene, a questo punto credo che possiamo chiudere la votazione. La votazione è chiusa. Presenti 427, votanti 417, astenuti 10, maggioranza 209, favori 67, contrari 350. La Camera respinge. Siamo, essendo stato ritirato anche il 2.28, siamo al 2.25 Brescia. Prego, onorevole Brescia. Sì, Presidente, con questo emendamento noi vogliamo specificare ulteriormente l'esclusione di tutti quei giornali che non solo in maniera diretta sono collegati a partiti o movimenti politici, ma anche in maniera indiretta. Ci rendiamo conto che chiediamo troppo e ci rendiamo però anche conto che questa vostra ostentata volontà di escludere i giornali e i partiti politici sa un po' di ipocrisia, questo lo devo dire, nel momento in cui sappiamo che il giornale che rappresenta le ragioni proprio del partito di maggioranza del Presidente del Consiglio è stato salvato dalla stessa Presidenza del Consiglio.